Allora, vogliamo risolvere quest'altra e che cosa facciamo? Beh, iniziamo con l'andare a distribuire quello che c'è qui, quindi 2 lo moltiplico con 3x e mi dà 6x e poi 2 per 5, 10. Qui rimane 6x meno 4. Allora, di che cosa mi accorgo? Che qui 6x con 6x si distruggono. E cos'è che mi rimane? Mi rimane meno 4 uguale a 10. Ma questo ovviamente è un assurdo, non è possibile. E infatti il risultato della nostra espressione è impossibile, proprio perché nasce dall'impossibilità, in questo caso, di avere meno 4 uguale a 10.